Con cordiale saluto da Bruno Pizzola, siete collegati con lo stadio San Paolo di Napoli per questa amichevole tra la formazione azzurra, l'Italia e la Romania. Tutto dunque pronto, ci sono delle grandissime novità questa sera nella formazione azzurra, il ritorno di due grandi campioni, quello di Ricky Albertosi che conta 34 presenze nella nazionale azzurra e quella di Pierino Prati. Per lui 14 partite e 7 reti, ecco schierati gli azzurri, ecco Albertosi che gioca con la fascia da capitano. Poi ci sono delle novità, c'è Giorgio Carrera, Franco Cirilli e Biasiolo convocati per la prima volta in Nazionale A. E Carrera e Cirilli giocano da titolari, ma andiamo a dare le formazioni. Italia che gioca con Albertosi, Gentile, Cabrini, De Vecchi, Bellugi, Scirea, Cirilli, Carrera, Rossi, Antonioni e Prati. La Romania con Iordache, Same, Stefanescu, Tilioi, Monteanu, Boloni, Raducanu, Dinu, Balaci, Camataru e Nicolai. Tutto è pronto. Partiti, da notare come nella squadra azzurra giochi tutto il reparto offensivo del Real Vicenza, ovvero Cirilli, Carrera e Rossi, che furono grandi artefici del secondo posto dell'anno rossi. Attenzione, intanto c'è il capitano Rubeno Dinu, la mette dentro per Nicolae, salta la nostra difesa e allontana il fallo laterale. Lo va subito a battere la formazione rumena. Balaci, Dinu, proverà ancora il cross verso Camataru, fortunatamente la palla termina alta. E c'è un'altra novità nella formazione azzurra, ovvero lo strano esordio nella compagine azzurra di Navazzotti, che proprio come Ricky Albertosi viene convocato prima in nazionale piuttosto che in campionato come titolare. Infatti Navazzotti è il secondo di Albertosi in campionato e qui è stato convocato come secondo portiere e ancora deve fare il suo esordio in campionato. Insomma, un record simile a quello di colui che gli sta davanti sia nella squadra di club che in nazionale in questo momento. Ricky Albertosi, splendido quarantenne, ha fatto una Coppa dei Campioni strepitosa e l'ha anche vinta da capitano. Attenzione, azzurri in avanti con Cirilli, fermato Cirilli, riesce a tenere il pallone, tocco verso Claudio Gentile, da questi a Paolo Rossi, al limite prova il tiro, palla che termina fuori di pochissimo. Pablito Rossi, ecco, rivediamo dal limite, scocca il tiro, il portiere era anche coperto, comunque palla che termina fuori. Carrera, Giorgio Carrera, che nel Pavia giocava a mezzala, poi nel Vicenza è stato impiegato da GB Fabbri come libero. Franco Cirilli, fermato, Balaci, Cirilli, gli porta via il pallone, recuperano però i giocatori rumeni, Raducanu. Esordio anche per Walter De Vecchi, il mediano rossonero. Cirilli, Antonioni, è stato anticipato dall'intervento del centrocampista rumeno, attenzione, tocco all'indietro per Ricky Albertosi, rinvio con le mani di Ricky, palla verso Antonio Cabrini. Carrera che da quest'anno insieme a Franco Cirilli giocherà nel Milan. Antonioni dentro, ancora cerca Carrera che però è fermato. De Vecchi, sbagliato il passaggio, Balaci, da questi a Camataru, Dinu, avanza il capitano, punta verso l'area, Dinu poi si allarga, lo va a disturbare Bellugi, altro ritorno in nazionale, molti cavalli di ritorno questa sera, calcio d'angolo, la battuta Dinu, Bellugi, in anticipo su Nicolae, Carrera, Gentile, Cabrini, De Vecchi, Antonioni, di prima per Pierino Prati. Prati dentro per Antonioni che manovra bene, poi il tocco ancora per Pierino Prati, il lancio sulla fascia, però niente di fatto. Ancora Prati, ottimo lo stop di petto. Per
arriva Prati, dentro per Carrera, attenzione Carrera, colpo sotto per Paolo Rossi che di testa manda fuori Di Poto. Ottima questa combinazione, rivediamo Pablito, il colpo di testa e la palla che esce di pochissimo alla sinistra di Jordache. Sempre fermo sullo 0-0 il risultato, Italia un po' impacciata, però insomma ci sono tante novità e quindi i giocatori devono conoscersi. Attenzione, fermata la trama offensiva della Romania, quindi Antonioni dentro per Cerilli, ottimo il suo passaggio, Cerilli fermato, De Vecchi, Gentile, il tocco per Scirea, da questi nuovamente a Gentile, Cerilli prova andare via, Cerilli fermato però da Monteano, quindi Dino e Balaci, il lancio per Camataro, attenzione Camataro davanti a sé, Cabrini che lo ferma splendidamente, Bellugi, Carrera, Carrera preferisce tentare l'affondo, poi Prati va a dargli una mano, Cabrini ancora verso Pirino, Prati anticipato, Baloni, Balaci, Dino, pallone lungo verso Nicolà che riesce a toccarlo per Balaci, anticipato poi Nicolà e chiuso bene dalla difesa azzurra, Gentile. Ripartono i nostri giocatori, Cerilli, De Vecchi, Carrera, Cabrini, avanza Cabrini sul settore sinistro, Cabrini va sul fondo, il cross di Cabrini allontana la difesa romena, poi ancora batti e ribatti, ma l'arbitro ferma il gioco per un fuorigioco di Giancarlo Antonioni. 0-0 a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo. Bellugi, Cerilli, Carrera, Carrera, Cabrini, Cabrini per Pirino, Prati prova il tiro, palla fuori misura. Sempre 0-0 il risultato qui a Napoli tra Italia e Romania, gara amichevole. Rinvio del portiere Jordache, ricordiamo che tra qualche mese si disputeranno gli europei qui in Italia e vedremo quali di questi giocatori arriveranno agli europei. Pablito Rossi ruba il pallone, punta verso l'area avversaria, Rossi si accentra, poi palla che termina in calcio d'angolo, però l'arbitro dice che basta così, finisce il primo tempo, Italia e Romania 0-0. E riprendiamo il secondo tempo, parecchi i cambi, ricordiamo che essendo un amichevole è stato deciso di fare 4 cambi più il portiere, Italia che li ha effettuati tutti. Bellugi, vediamo chi è rimasto in campo, vediamo che sono entrati Biasiolo che fa dunque il suo esordio, quindi Buriani, attenzione Pirino Prati, il tiro, la palla che sfiora l'incrocio dei pali, ottima questa combinazione. Ecco Pirino Prati, il tiro, la palla che termina altissima di poco, quindi c'è Navazzotti, come già avevamo annunciato nel corso della gara, esordio di Francesco Navazzotti, quindi nella nazionale azzurra eguaglia il record di Ricky Albertosi che fece il suo esordio nella nazionale azzurra contro l'Argentina, Firenze, attenzione c'è Buriani, tocco verso Gentile, da questi a De Vecchi, Antonioni, Biasiolo, metronomo del centrocampo rosso-nero, ottima l'azione di Biasiolo, al limite poi Biasiolo, il tiro rimpallato, Antonioni, Giordano dentro per Buriani, il tiro alla parata del portiere rumeno, Italia che sembra più tonica in questo secondo tempo, ecco Buriani che è arrivato al tiro, ha scaldato dunque le mani al portiere rumeno, calcio d'angolo, De Vecchi la battuta, palla dentro, Boloni in anticipo su tutti, quindi Balaci, da questi a Dino, Camataro, intercetta però Biasiolo, il passaggio verso Camataro, Aldo Maldera, altro nuovo entrato al posto di Cabrini, Buriani, Giordano anticipato, quindi Balaci, Camataro, gli porta via il pallone Bellugi, ottima la sua azione, Pirino Prati, lotta e riesce a tenere il pallone, poi lo perde Pirino Prati, quindi Tilioi, da questi a Sames, Baloni, Dino, Nicolai, Buriani ferma tutto, quindi Biasiolo, da notare come nel Milan
Sì, gioca Biesiolo, non gioca Buriani e viceversa, e qui giocano entrambi da titolari. Sarà motivo di discussione nell'ambito della squadra rossonera. Attenzione, palla verso Pierino Prati che non ci arriva per pochissimo. Ottimo il lancio di Buriani, sta giocando un'ottima partita Ruben Buriani, che nel Milan attualmente è in panchina. Palla che stava per uscire, Stefanescu è riuscito a tenerla in campo, quindi Jordache. Bologna, Sames, Tilioi, Raducano, Baldera riesce a tenere il pallone in campo, quindi Biesiolo, avanza Biesiolo, Biesiolo, passo il fondo, alza la testa, il cross per Giordano che l'arbitro, attenzione, fischia e c'è un fallo, l'avrebbe preso con la mano Giordano. Buriani riconquista però il pallone, attenzione, Bruno Giordano, punta l'aria, Giordano, finta, quindi palla in calcio d'angolo. Buono il secondo tempo della nostra squadra, De Vecchi la battuta. Gentile recupera, Gentile si accentra, Gentile, peccato, perde l'attimo per provare il tiro. Nicolae, attenzione Nicolae, Nicolae, Nicolae fermato da Biesiolo. Navazzotti non si è ancora visto in questo suo esordio. Giordano, Giordano, dribbling, fa tutto da solo, poi il tocco per Pierino Prati, il tiro, la parata di Jordache. Italia che sta giocando meglio in questo secondo tempo. Giordano, Antonioni, ancora Antonioni, Prati al limite, il tiro, il palo, palo di Pierino Prati, pallone che non vuol sapere di entrare nella porta rumena. Raducano, Tilioi, fermato in fallo laterale da Aldo Baldera, vediamo se riusciamo a scorgere Navazzotti in questa partita, ancora le telecamere non lo hanno inquadrato per via del fatto che gli azzurri non fanno passare i rumeni. Dolori, Malacci, palla dentro verso Nicolae, poi allontana la difesa azzurra, fallo laterale, 82 minuti nel corso di questa partita. Nicolae, Buriani, splendido il suo take, Scirea, Gentile, perde il pallone Gentile, quindi Balacci, Balacci al limite, viene fermato, quindi Baldera recupera Raducano. Aldo Baldera non lo molla, poi c'è il calcio di punizione. E attenzione, cartellino giallo per Aldo Baldera. Ecco, rivediamo l'azione, effettivamente il fallo c'è. C'è un cambio intanto nei rumeni, Fazekas per Monteanu. Raducano la battuta, palla dentro verso Nicolae. Attenzione, rumeni pericolosamente a centro area, poi nessuno intercetta il pallone, lo recuperano adesso con Sames, Fazekas, De Vecchi, Buriani, Giordano, fermato Giordano, quindi Pierino Prati prova a dar via, Raducano fa ripartire l'azione per i rumeni, Balacci, attenzione Kamataru, Fazekas, palla nell'area azzurra, intanto abbiamo intravisto Navazzotti, l'unico che mancava la telecamera, ed è finita a Napoli, Italia e Romania 0-0 da Bruno Pizzolo, è tutto, linea allo studio.